mondo che la profilassi delle malattie tromboemboliche offre ormai nel 2018 è un mondo molto vasto, non si parla più di semplice linea guida consigliata dagli esperti internazionali, ma ci sono tante linee guida che affiancano quelle scientifiche, che sono le linee guida regionali, le linee guida aziendali, quindi va valutato bene un attimino il percorso, e io consiglio sempre di distinguere il percorso medico scientifico dal percorso medico amministrativo. Per quanto riguarda il percorso medico scientifico che interessa questa intervista, ovviamente partiamo da un passato fulgido, i primi studi degli anni 2000 che hanno caratterizzato i vantaggi della profilassi in medicina interna nei pazienti ricoverati durante la degenza e le estensioni al breve e al medio termine dopo la dimissione, che avevano abbattuto nei confronti degli studi con placebo i rischi di malattie tromboemboliche sopraggiunte successivamente alla dimissione. Ci sono stati studi anche con i farmaci inviati al medico curante tramite somministrazione orale, quindi non iniettiva, che però non hanno dato gli stessi risultati di vantaggio sia durante la degenza ospedaliera che in post dimissione, dando una serie di complicazioni a distanza. Rimane quindi uno dei capisaldi il trattamento preventivo con eparina a basso peso molecolare nella prevenzione a lungo termine dei pazienti recentemente dimessi dalle unità di divisione ospedaliera, sia dell'area medica che dell'area non medica o chirurgica. A questo punto però serve differenziare. Per quanto riguarda le dimissioni dalle unità chirurgiche, noi dividiamo sempre i pazienti provenienti da una dimissione da un reparto di ortopedia, se hanno avuto interventi di chirurgia maggiore ortopedica, e lì le profilassi sono estese sino a 35 giorni dal punto di vista farmacologico da tutte le linee guida internazionali, mentre invece per gli altri interventi di chirurgia ortopedica non maggiore c'è una discrezionalità se il recupero e la mobilità, che è un fattore di rischio per la complicazione tromboembolica, è stato pieno o non è stato pieno. Per le unità di chirurgia ugualmente dipende dalla modalità di intervento, fortemente a rischio e quindi candidato a una profilassi a lungo termine sono i pazienti che hanno un intervento che ha avuto complicazioni come febbre, ipomobilità o un intervento di chirurgico addominale per chirurgia oncologica. Si stanno però sviluppando fortunatamente delle super specialità nelle profilassi tromboemboliche dopo la dimissione da divisione di chirurgia generale o da chirurgia specialistica, in particolare per i pazienti che hanno fatto chirurgia bariatrica. C'è uno studio internazionale, il BAFLUX, che evidenzia il vantaggio della profilassi a lungo termine con eparina a basso peso molecolare e anche di chirurgia endoscopica toracica dopo interventi per neoplasie esofagee. Qui in questo settore i giapponesi hanno fatto da padrone nel mondo internazionale e ci hanno dato tantissimi dati sulla sicurezza e sulla, come direbbero loro, sulla safety della profilassi tromboembolica e sui vantaggi di non riospedalizzazione per complicazione tromboembolica. Nei reparti di medicina invece dobbiamo differenziare molto. Il primo problema è di tipo sociale. Se noi dimettiamo un paziente a domicilio o se noi dimettiamo un paziente in una struttura di lungo degenza o una struttura intermedia, ovviamente il rischio di avere una complicazione tromboembolica e quindi la necessaria profilassi adeguata per le malattie tromboemboliche può cambiare. Può cambiare perché, come visto dai registri di Real Life, in particolare il Worcester e il Riete, molto spesso sono pazienti che a domicilio riescono a fare la profilassi estesa in un 50% dei casi, mentre invece nelle strutture terziarie riescono a fare la profilassi in meno del 20% dei casi. Quindi si va componendo un puzzle che mette insieme non solo i rischi patologici legati alla malattia che ha determinato il ricovero e poi la dimissione e quindi la profilassi allungata nel tempo, ma anche l'applicazione, l'aderenza alla terapia delle strutture di dimissione, siano esse domicilio o siano esse strutture terziarie. Quindi questa ritengo sia una grossa e nuova sfida che il panorama medico italiano deve affrontare, ossia uniformare quelli che sono i rischi e i benefici delle profilassi tromboemboliche per le degenze e durante le degenze, ma anche con dei percorsi diagnostico-terapeutici applicati sul territorio per fare in modo che i nostri pazienti abbiano gli stessi vantaggi durante la degenza e alla fine della degenza nella prevenzione delle malattie tromboemboliche.